Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Sempre alto il livello di tensione nei quartieri sensibili di Pescara, in particolare a Rancitelli, ed è di oggi la denuncia, no? Denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pettinari. Il caso è quello delle intimidazioni ricevute da alcuni residenti del quartiere Rancitelli di Pescara e chiede per questo Pettinari l'intervento delle autorità. Questa è di nuovo una denuncia per la situazione del quartiere Rancitelli di Pescara, perché si parla di atti di ritorsione e si parla di una criminalità che prende piede. Sì, oggi è un giorno di lutto perché per la prima volta siamo costretti a fare una conferenza stampa contro quei criminali pluripregiudicati che detengono il controllo del territorio Rancitelli chiusi dentro una stanza. Perché? Perché a seguito della precedente conferenza stampa i cittadini onesti che erano scesi in strada con noi, ci avevano messo la faccia e avevano denunciato il malaffare, sono stati colpiti. Ad uno di loro hanno spaccato tutti i vetri della macchina, un altro l'hanno minacciato mentre rientrava a casa, un altro è stata minacciata con un martello in mano da parte di uno di questi pregiudicati. E quindi oggi loro hanno detto: vogliamo fare una conferenza stampa, vogliamo denunciare, ma ci dovete coprire il volto e non lo possiamo fare più nel nostro quartiere. Lo Stato ha perso, la parte sana dello Stato ha perso e questo dovrebbe far riflettere le istituzioni. Io ho parlato con il prefetto e ho fatto delle richieste giorni fa assieme ai consiglieri comunali nostri, assieme al nostro parlamentare. Ho detto che lì va riproposto come ricetta quello che è stato fatto in via Caduta per il servizio. Un'unità fissa di polizia H24 con una ronda da parte delle forze dell'ordine, perché serve il controllo continuo, sistematico da parte delle forze dell'ordine. Poi al presidente della regione ho chiesto e chiedo di stanziare più fondi, perché quelle case sono di proprietà della regione Abruzzo, per sfrattare i criminali pluripregiudicati che detengono abusivamente quelle case, perché solo togliendoli, mandandoli via, possiamo ripristinare un pezzo della legalità. Questo è il dovere. E poi il Presidente della Regione, l'ho chiesto più volte, dovrebbe venire in quei posti. Dove sta il Presidente della Regione? Perché non viene lì? Perché non incontra questa gente con noi? Anche questi sono cittadini abruzzesi, però purtroppo le istituzioni continuano ad essere assenti. Per combattere l'allarmismo causato dai divieti di balneabilità del mare a Pescara, Riccardo Padovano della Sibconfcommercio mette in campo una iniziativa per tranquillizzare i cittadini. Analisi con cadenza settimanale, secondo i primi risultati, i valori tornano nella norma in molti punti della Riviera Nord. Analisi suppletive per monitorare lo stato dell'inquinamento del mare di Pescara. Dopo i tanti allarmi che si sono succeduti negli ultimi tempi, Riccardo Padovano del sindacato dei balneatori mette in campo un'iniziativa per garantire tranquillità a tutti i cittadini. Abbiamo incaricato nella nostra società, una società vicino a una società, come aveva detto poc'anzi lei, Nuove Saline, per dargli questo incarico per verificare fare le analisi su via Balilla, via Galilea e via Lemuzzi. Su via Balilla abbiamo 55 mg di Escherichia coli e 43 il limite dei colibatteri. Il massimo è 500 e sotto è 200. Questo in poche parole che voglio dire. Voglio dire che se noi ripetiamo ogni settimana lo stato delle acque del nostro mare, molto probabilmente tranquillizziamo i bagnanti e così si possono fare i bagni. Che significato ha? Aspettare che la regione ci dia il parere favorevole al secondo dato. Questo è l'aspetto burocratico. Può anche per me rimanere il paletto del divieto di balneazione, purché i cittadini possono sapere che se si vanno a fare il bagno è balneabile. Questo è l'esame che abbiamo fatto lunedì. Martedì prossimo lo ripeteremo e ogni settimana daremo questo bollettino del mare. Deluso, dice Padovano, in un momento di così grande crisi per il settore, crisi causata da allarmismi e criticità, avrebbe voluto più vicinanza da parte delle istituzioni, che invece sono state latitanti. A me piaceva che al nostro fianco ci fosse stata anche altre istituzioni, in modo che la nostra difesa diventa sempre di più, non che la nostra non sia credibile, ma che la nostra possa essere supportata, perché forse nessuno si è accorto, ma sulla spiaggia di Pescara hanno disertato tutte le colonie dell'intera provincia di Pescara. E questo dovrebbe far preoccupare non soltanto i balneari, ma anche l'indotto che sta dietro. Il WWF compie 50 anni, una lunga storia fatta di battaglie per l'ambiente con risultati a volte anche insperati. Questo è il ricordo del suo storico fondatore Fulco Pratesi.
Come racconterebbe 50 anni di WWF oggi? Racconterei con 50 anni di sfide, di vittorie e anche di sconfitte, che però hanno portato questa associazione a diventare la più grande associazione ambientalista d'Italia e a creare un patrimonio importante, per esempio di Osi. Oggi sono più di 100 e coprono 35.000 ettari, che vuol dire un parco nazionale diffuso dalle Alpi fino alla Sicilia, più tante altre battaglie che abbiamo fatto, vinte alcune perse, però continuiamo a combatterci sempre con la grande costanza, energia e specialmente con l'aiuto di tanti soci e di persone di buona volontà che ci danno una mano. Qual è una battaglia che non pensava davvero di vincere? Ma penso quella, forse quella della prima OSI. In prima OSI, 1966, propose al consiglio direttivo appena nominato di prendere in affitto un parco, un lago in Maremma, dove ogni anno si ammassavano 6-7 mila uccelli acquatici, e costava affittarlo 4 milioni di allora. Io proposi al consiglio di essere d'accordo di finalmente dare un avvio a un tipo di protezione diversa da quella che finora c'era stata, di proteste, marce ed altro. Oggi invece qual è la sfida più grande? Il più grande è di cambiare questo pianeta. Stiamo cercando finalmente di arrestare un degrado che dappertutto ci sta assillando, e purtroppo i dati che ci vengono, anche nonostante tutte le riunioni e conferenze internazionali che si fanno, non vediamo un segnale di miglioramento dell'atmosfera soprattutto, ma per lo scioglimento dei ghiacci. Noi stiamo combattendo come dei pazzi per salvare i ghiacci del nord Europa, per salvare un animale prezioso come l'orso polare, che è altrettutto un simbolo dell'Artico. 4 pulmini, 2 in partenza e 2 in arrivo per collegare L'Aquila, da sempre distante dalle grandi tratte ferroviarie, agli snodi dell'alta velocità e in particolare ai Frecciarossa di Trenitalia. Nasce in quest'ottica il servizio Freccialink, presentato oggi nel piazzale della stazione del capoluogo abruzzese dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Barbara Morgante, dal sindaco Massimo Cialente, dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Le corse dall'Aquila partiranno alle 7.50 e alle 15.50, gli arrivi sono previsti alle 13.05 e alle 19.05, i bus saranno da 16 posti. La Teramo Ambiente fa causa al Comune per ottenere dai cittadini una ulteriore somma pari a 1,3 milioni di euro. La denuncia arriva dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini. La Teramo Ambiente fa causa al Comune di Teramo con i soldi dei cittadini. Questa è la denuncia che oggi arriva dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Esatto, la situazione ha veramente dell'assurdo, in quanto la Teramo Ambiente, con i soldi delle consulenze che noi paghiamo all'interno della tassa sui rifiuti, ha fatto causa al Comune di Teramo per vedersi riconosciuti ulteriori 1,3 milioni di euro che dovranno essere pagati in caso di vittoria sempre dagli stessi cittadini teramani. Quindi ovviamente oltre al danno la beffa. E questo è un problema veramente grave, in quanto si aprono due scenari. Da una parte o il Consiglio Comunale ha adottato un atto in piena violazione di legge e quindi tutti i consiglieri che hanno votato a favore se ne assumeranno la responsabilità, oppure il sindaco Brucchi non ha la capacità né il potere né l'autorità di bloccare un tale sperpero di denaro pubblico e ovviamente non ha il potere di influire minimamente all'interno della TEAM. Intanto ad oggi comunque i cittadini teramani hanno già pagato le bollette relative al 2016? Ovviamente i cittadini hanno già pagato più della metà dell'importo, e se questo 1,3 milioni dovesse venire accolto ci sarà ovviamente un ricalcolo. Ma la cosa assurda è che la Teramo Ambiente ha chiesto la sospensiva di questi atti e vedremo come andrà a finire, perché si potrebbero aprire degli scenari veramente gravi e pesanti. Due weekend dedicati alle piazze abruzzesi per raccogliere firme. Si chiama le Piazze della Democrazia, l'iniziativa messa in campo dai comitati per il referendum sociale, i comitati per la democrazia costituzionale e la CGL Abruzzo. Un weekend dedicato alla democrazia, una raccolta firme che avrà come valenza quella regionale. Quello che si vuole chiedere è, da un lato, la consapevolezza e dall'altro la partecipazione della cittadinanza. Qual è il rischio? Il rischio lo vedo solo per chi vuole cambiare la Costituzione e per chi vuole
diciamo, far passare leggi senza il consenso popolare e calpestare i diritti dei lavoratori. Noi non corriamo rischio, ma anzi rilanciamo. Invitiamo tutta la cittadinanza abruzzese in questi due fine settimana, oggi 11, domani 12, il 18 e il 19, a recarsi presso le 50 piazze della democrazia per firmare, raccogliere le firme e mobilitarsi per bloccare il referendum, per chiedere il referendum sulla Costituzione, chiedere il referendum sull'Italicum, la legge elettorale che porta il Paese verso una deriva maggioritaria e presidenzialista con un premio di maggioranza sconsiderato verso l'unica lista che vincerà, firmare i referendum sociali sulla scuola, le trivelle e tanti altri argomenti importanti per la nostra cittadinanza che rappresentano il sale della democrazia e delle battaglie della cittadinanza di questi ultimi anni. In più firmare con la CGIL la Carta dei diritti per ripristinare i diritti che sono stati aboliti negli ultimi anni e aggiornare quelli che sono i diritti dei nuovi lavoratori e dei vecchi lavoratori che comunque sono stati calpestati dagli ultimi governi in questo Paese. A questa iniziativa chi partecipa? Partecipano tutti i coordinamenti referendari, quindi il coordinamento per la democrazia costituzionale, il coordinamento per i referendum sociali e la CGIL abruzzese. Queste piazze si troveranno in tutto l'Abruzzo a partire dai comuni capoluoghi e in più in altre 46 località che si troveranno sia sui siti nazionali dei vari comitati sia sulle nostre pagine social. E ora andiamo all'Aquila, in vista del piano ferie c'è pericolo di un calo dell'assistenza ospedaliera. I sindacati lanciano l'allarme e chiedono un incontro con i vertici aziendali. La CISL FP e la UIL FPL hanno incontrato il direttore generale della ASL Avezzano Solmone L'Aquila, Rinaldo Tordera, per affrontare il delicato tema della carenza di personale all'interno degli ospedali della provincia aquilana che mette a rischio le ferie estive. I sindacati hanno consegnato a Tordera una lettera in cui si sollecita la soluzione immediata del problema. Nella missiva, a firma di Gianfranco Giorgi, responsabile provinciale CISL FP Sanità, e Giuseppe De Angelis, segretario regionale UIL FPL, si chiede l'assunzione di personale sanitario a fronte dell'approssimarsi delle ferie estive, un diritto irrinunciabile del lavoratore così come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore e nel rispetto della legge 161 del 2014, che stabilisce la durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero. Il tutto al fine di garantire condizioni di lavoro idonee ed assicurare un pieno recupero delle energie psicofisiche del personale. Giorgi e De Angelis fanno presente inoltre che qualora non si dovesse provvedere alle suddette assunzioni, si verificherebbe una forte riduzione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio provinciale, con sicure di servizi per gli utenti. Il problema della carenza di personale, che mette a rischio le ferie estive per buona parte dei lavoratori della ASL, era già stato sollevato verbalmente dalle organizzazioni sindacali, che hanno messo tutto nero su bianco, chiedendo risposte immediate da parte dei vertici dell'azienda sanitaria aquilana. A Teramo, al via da domani i lavori per la realizzazione di una rotatoria sull'asse Via De Gasperi, Ponte San Ferdinando. Domani inizieranno i lavori della rotonda nell'asse via De Gasperi Ponte San Francesco all'interno del progetto Percorso Traffico Zero. Questo è il punto più importante, cruciale, dove c'è più traffico e dove appunto c'è più pericolosità. Domenica iniziano i lavori, faremo una rotonda di prova dove appunto aspetteremo 20 giorni per poter guardare, constatare realmente gli spazi e per far sì che tutti i mezzi possano transitare in scioltezza. E non si potrà più attraversare come avviene oggi l'incrocio in questo modo, sia per salvaguardare gli studenti ma anche per salvaguardare chi transita con i mezzi. Quindi farò un incontro negli istituti appunto per far capire ai ragazzi l'importanza del rispettare le regole, quindi l'importanza di attraversare sulle strisce pedonali che saranno strisce pedonali protette. Sarà fatto un intervento completo anche per quanto riguarda i sottoservizi. Faremo in modo che quest'opera nessuno venga a romperla il giorno dopo per una rottura o per altre problematiche. Porteremo fuori dal cantiere
tutte le opere sotto da dover realizzare, quindi verrà cambiato anche il tubo principale dell'acquedotto del Ruso. Questo comporterà disservizi o ritardi? No, non particolarmente gravosi. È chiaro che ci saranno dei giorni in cui ci sarà maggior disagio, infatti abbiamo aspettato la chiusura della scuola appunto per evitare tutto questo. Ci saranno dei cambiamenti anche su alcune linee, ma tutto limitato a pochissimi giorni. Teatro per raccontare la contemporaneità, il dramma dei migranti. Questa è l'iniziativa della scuola San Tommaso di Ortona che ha portato in scena lo spettacolo La luce della speranza. Mi chiamo Giustino, ma tutti mi chiamano Dino. Dino e basta. Fotografare uno straniero accolto nel mio paese. Anche questo è un mio lavoro, ma è anche un mio dovere. Ma quel giorno, laggiù, al porto di Lampedusa, sulla nave dei 18 della Capitaneria di Porto di Catania, di fronte ai miei occhi, dentro quegli occhi, ho visto il dolore di tutte le donne, di tutti i bambini e gli uomini del mondo. L'integrazione e l'immigrazione raccontata dagli occhi dei bambini attraverso quelli più esperti di un fotografo. È un messaggio di speranza per una comunità migliore, quello portato in scena dagli alunni della classe quinta della scuola primaria San Tommaso di Ortona, protagonisti dello spettacolo teatrale La luce della speranza sotto la regia di Cristiana Accardi. Una pièce che ha preso spunto dal viaggio di un fotoreporter nel cuore della tragedia dei migranti, di tutti coloro che decidono di sfidare il mare in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli. L'intento è quello di scuotere le coscienze di una comunità troppo spesso addormentata perché cullata dall'agio di una vita senza guerra e con poca povertà, e per farlo si è scelta la prospettiva dei bambini che hanno rappresentato il dramma del Mar Mediterraneo, con uno spettacolo musicale dove suoni e immagini hanno rafforzato l'atto di chi riesce a cambiare il corso della propria vita e non si arrende alla barbarie della guerra. Durante lo spettacolo sono stati proiettati filmati e le foto che gli uomini del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, operativo a bordo dei dispositivi navali della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, registrano tutti i giorni nel corso del loro lavoro che tenta di salvare le vite dei migranti. Lui è Dino. Dino e basta. Al mare si dovrebbe solo giocare. È stata presentata ieri mattina al porto turistico Marina di Pescara l'edizione 2016 di Estatica, il consueto oramai appuntamento di grandi eventi a cura della Camera di Commercio nel corso appunto di questa stagione estiva. Presidente Becci, torna il tradizionale appuntamento del Marina di Pescara con Estatica, un appuntamento diventato ormai un punto fisso per quanto riguarda la città di Pescara. Sì, diciamo che è stata una brillante idea del CDA del Marina che ha voluto mettere al centro dell'estate, oltre alle classiche attività della Camera di Commercio di Pescara, questo bel periodo di spettacoli che ormai è diventato un punto di riferimento non solo qui nella nostra città ma anche in tutta la regione e fuori. I nomi che vengono sono nomi importanti, è stato fatto un ottimo lavoro, adesso il nostro punto di riferimento riguarda il futuro dal punto di vista della nautica. Noi questo contenitore lo abbiamo riempito anche di altre attività, ma occorre assolutamente che ci siano da parte delle istituzioni preposte delle prospettive anche per i settori turistici come lo è appunto il Marina di Pescara, perché è paradossale che non venga considerato una struttura che può essere incentivata come un porto commerciale o come una infrastruttura dello Stato. Noi la gestiamo, la Camera di Commercio vive dei fondi che versano le imprese, però bisogna ricordarsi che oggi il sistema camerale, in virtù dei tagli e dei sacrifici fatti in questi anni, ha necessità di un supporto serio, vero, reale da parte delle istituzioni. Una passeggiata tra natura, arte e cultura, appuntamento domani con il trekking urbano a Castelli, uno tra i borghi più belli d'Italia.
Castelli è il connubio perfetto tra arte e natura, quindi con questa manifestazione abbiamo voluto appunto esaltare queste due anime. C'è la possibilità di fare una piacevole passeggiata, che in questo periodo dove c'è un aumento anche delle malattie cardiovascolari è sempre da promuovere, e visitando e valorizzando tutte quelle che sono le eccellenze di Castelli, come il liceo artistico, la chiesa di San Donato e tutto il centro storico. Quindi diciamo questo è l'obiettivo di questa importante iniziativa, e voglio ringraziare per questa manifestazione il CAI di Castelli, che insomma è sempre molto attivo sul territorio, e tra l'altro quest'anno taglia un traguardo molto importante, quello del 40° anno di attività. Quindi gli faccio i complimenti per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il futuro per Castelli. Il CAI ha organizzato questa giornata per cercare di mettere insieme la storia della ceramica di Castelli, la sua illustre tradizione, con lo splendido paesaggio sul quale Castelli può contare. E quindi la passeggiata prevederà un ritrovo alla sede del CAI in mattinata, una visita al liceo artistico, alla chiesa di San Donato e poi al borgo, per poi trascorrere insieme il pomeriggio di nuovo alla sede del CAI in compagnia del club alpino italiano nella sezione di Castelli. E si può prenotare telefonando ai numeri che abbiamo messo sulla locandina e direttamente la mattina sul posto. E vi invito a Castelli a fare questa piacevole passeggiata in mezzo alla natura e cultura con noi del CAI di Castelli. Apriamo la pagina dello sport. In primo piano, come sempre nelle ultime ore, la promozione in Serie A del Pescara e il prossimo appuntamento per celebrare questo evento nel pomeriggio, perché dalle ore 17:30 partirà il pullman scoperto con la squadra, il pullman che partirà dallo stadio Adriatico Cornacchia. Poche ore fa è stato diramato il percorso del pullman, possiamo vederlo insieme sul sito della Pescara Calcio. Questi sono dunque i punti: la partenza dallo stadio alle 17:30, poi via Davalos, il ponte di Capacchietti, via l'Europa, Villa Raspa, Largo Madonna, via di Sotto, quindi per la zona dei Colli si arriverà a Montesimano Colle, poi la discesa in via Vestina, quindi Corso Umberto, quindi la statale adriatica a Montesilvano, la strada parco e l'arrivo a Piazza della Repubblica con la premiazione sul palco. Sarà il momento conclusivo di questa giornata con la squadra, come detto, che percorrerà le vie del centro città, non solo Pescara ma anche Montesilvano, a bordo del pullman scoperto. Ieri sera la squadra si è ritrovata a cena al Lido Alcione, sempre dallo Chalet Pescarese. Abbiamo trasmesso una puntata speciale di replay, una puntata all'interno della quale è intervenuto il presidente Daniele Sebastiani, ascoltiamolo. Sicuramente la vittoria poi cancella tutte le cose brutte che sono successe, anche se quest'anno onestamente non ne sono successe tante, e se non quel periodo un po' particolare per la squadra, però per il resto penso che siamo andati abbastanza bene, siamo partiti bene, abbiamo allestito una squadra secondo me importante, e devo ringraziare per questo i due direttori, sia Giorgio Repetto che Giuseppe Pavone, e poi questa squadra ha dato veramente tutto quello che poteva dare per arrivare a un risultato importante, ci hanno creduto dall'inizio tutti, e questo è il giusto risultato per un gruppo che ha fatto veramente molto molto bene. Ecco, qual è il sentimento che prevale all'indomani di una promozione? Ovviamente la soddisfazione, la gioia per aver riportato il Pescara in Serie A, la recriminazione, non so, di aver commesso degli errori in passato, di non rifarli più, oppure l'amarezza per qualcosa che l'ha disturbata durante, non per fare polemica, perché l'ha disturbata negli ultimi anni. No, purtroppo si vive anche con le esperienze, no? E noi di errori ne abbiamo fatti in passato, e la speranza è quella di non ricaderci, di non rifarne, perché è chiaro che è evidente che lo scotto del noviziato si paga. Noi siamo entrati nel calcio che non avevamo nessun tipo di esperienza,
non conoscevamo l'ambiente, non conoscevamo il mondo del calcio, i procuratori, tutto quello che ci gira intorno. I giocatori li devi individuare, ma devi avere i rapporti per poterli portare. Mi riferisco al caso di Lapadula, che chiaramente se non fosse stato gestito dall'entourage di Alessandro Moggi, che è un mio carissimo amico e lo ringrazio pubblicamente, non sarebbe mai venuto a Pescara. Ed ecco perché io dico che questa vittoria è figlia del gruppo, del lavoro di tutti quanti che noi abbiamo fatto insieme dall'inizio del campionato ad oggi. E se il Pescara lascia la B per andare in A, purtroppo la Virtus Lanciano lascia la B, ma con la retrocessione in Lega Pro, e la famiglia Maio annuncia un periodo di pausa di riflessioni in attesa di capire se e come ripartire. Noi siamo qui per dirvi che ci prendiamo tutte le responsabilità del caso. Abbiamo conquistato più di 200 punti credo in Serie B in questi anni, ne abbiamo persi 4 e per colpa di questi 4 purtroppo perdiamo la categoria. Ogni volta che c'è stato da fare qualcosa, dai 7 punti di penalizzazione abbiamo fatto tutto quello che potevamo per recuperarne e ne abbiamo recuperati contro il mondo, ne abbiamo recuperati 3. Perché sapevamo quali erano le nostre colpe e dove erano i nostri demeriti. E oltre quello non volevamo pagare. E per fortuna la giustizia sportiva ci ha dato ragione. Bisogna trovare la forza, no? Bisogna trovare la forza di capire. Io credo che dopo 8 anni abbiamo credo il diritto di riflettere, di parlare con le nostre rispettive famiglie, perché questa squadra ci ha dato tanto, ma ci ha tolto di più. A livello sotto tutti i punti di vista. Bisogna, come hai detto tu Henry, metabolizzare, perché si parla di programmazione, ma le programmazioni l'abbiamo fatta in una certa categoria. Quindi bisogna capire tante cose, perché se si deve ripartire si deve capire anche come si riparte. In che maniera si riparte? Adesso i miei sentimenti sono due. Uno è quello di ripartire forte, subito, per tornarci subito. L'altro è quello di mandare tutti a cagare. Quindi devo trovare la sfumatura giusta insieme a loro, insieme a Valentina, insieme a mia moglie, insieme ai miei figli, insieme a mio padre, insieme a mia mamma. Perché ce ne siamo prese tante. E dobbiamo capire, senza dare la colpa a nessuno, perché non è colpa di nessuno, è soltanto questioni personali, capire quello che vogliamo fare, perché ha delle responsabilità grandi, ci sono degli impegni presi, ci sono degli impegni morali e lavorativi presi con le persone che lavorano qua dentro. E proseguiamo con l'Aquila Calcio, martedì il CDA che deciderà il nuovo assetto societario, intanto si tiene in vita una piccola fiammella di speranza legata ad un eventuale ripescaggio in Lega Pro. In attesa di conoscere nuovi sviluppi sul fronte ripescaggio, martedì 14 giugno resta fissato il CDA dei soci dell'Aquila Calcio, da cui usciranno i nuovi equilibri dirigenziali, con le dimissioni ormai certe del vicepresidente Massimo Mancini e l'ingresso nella maggioranza dello sponsor Eliseo Iannini, a cui molto probabilmente sarà affidato il rapporto con i media e il settore marketing. Da indiscrezioni sembra che avrà un ruolo in società anche il figlio Davide Iannini, già parte attiva nel rush finale dello scorso campionato. Per quanto riguarda la ripartizione delle quote, si parla del 19% a testa tra Chiodi, Mancini e Iannini, del 5% per Rossi, del 3% per Valentini e del 2% per Baldassarra, mentre il restante 33% dovrebbe essere diviso più o meno equamente tra Cipriani, Brunamonti e Mililli. Tra i soci minoritari potrebbe esserci un incarico importante in società per Fabrizio Rossi, il presidente del settore giovanile, uno dei pochi che si è salvato dalle critiche dei tifosi dopo la cocente retrocessione in Serie D. Sul fronte sportivo è ancora top secret il futuro del DS Alessandro Battisti, che scioglierà le riserve entro fine mese, dopo aver appreso nel dettaglio il nuovo progetto tecnico della società. E chiudiamo con alcune novità sull'assetto della Chieti Calcio con il nuovo direttore generale Riccardo Canuti. Neo direttore generale Riccardo Canuti, insomma, pronto per questa nuova esperienza al fianco di Giorgio Pompori? Prontissimo.
prontissimo, perché è un'esperienza affascinante, stimolante. Stiamo lavorando, come ha detto Giorgio, da diversi giorni, parecchie ore al giorno, per cercare di individuare gli elementi giusti e le persone giuste. Un anno in più di esperienza è servito tantissimo, perché abbiamo capito tante cose, anche i nostri errori, perché ne abbiamo commessi, altrimenti non sarebbero andate le cose in questo modo. Però poi alla fine, tutto sommato, dovendo fare un bilancio consuntivo, considerato come era Chiedicalcio un anno fa, a rischio iscrizione al campionato di terza categoria, e finire un campionato a ridosso dei playoff, secondo me non è neanche stato fatto un pessimo lavoro. Si poteva fare meglio, quello senz'altro, però neanche tutto da buttare, tutto da scartare. Non credo che sia il caso di dover creare dei casi, montare dei casi. Io l'unica cosa che ha detto lui, ci tengo a dire, non verrà più accettato da parte di nessuno, chiunque esso sia, che possa essere la carta stampata, radio, televisioni o anche social network, che vengano fatti degli attacchi infondati, completamente privi di fondamento, attacchi falsi, attacchi gratuiti, attacchi diretti solo a screditare delle persone che lavorano tante ore al giorno. Quello no. Oggi è stato fatto i numerosi impegni che abbiamo avuto oggi è stata fatta un'altra cosa importantissima, che Luca Tosta ha rinnovato il suo impegno nei confronti della Chiedicalcio, e faccio i miei più grandi auguri a tutta quanta l'industria Tosta, perché ha raggiunto un obiettivo importantissimo, che è quella che è aggiudicatari vincitori della ruota di New York, per cui prossimo all'inaugurazione. Lo ringrazio pubblicamente per il supporto che ci dà, e settimana prossima avremo un incontro importante da lui fatto direttamente in azienda da lui. Questo vorrei dirlo tranquillamente, serenamente. Qui si sta a lavorare, noi guardiamo al futuro, a voi piace parlare del passato, il passato è passato, il passato poi mi rende ancora più vecchio, perciò guardiamo al futuro serenamente e seriamente. Buona estate a tutti quanti, nel frattempo noi a Roma continuiamo a lavorare comunque. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.